beh, ma immaginavo che lui dicesse così, anche perché non ci siamo parlati prima della trasmissione, no. Quindi non volevo che lui fosse influenzato da questo. Che impressione hai avuto? Ma sai, io Luca lo sento nel sangue, forse sono più io me stessa quando c'è lui, che no, per lui è molto silenzioso come carattere, però c'è un rapporto che sta recuperando, io sento che lui, diciamo, stiamo recuperando il tempo perso, ecco, in qualche modo, anche se anche io chiaramente lo chiamo Puccio, ha 30 anni, insomma, è buffo a questa cosa, però un rapporto tra adulti, madre e figlio, che si recupera è molto più importante che da piccolo è molto facile, no? Perché il figlio ti ubbidisce. Ti sembra, lui ha continuato a dire sono felice della mia vita, sono, ti sembra, è un ragazzo felice? Sì, ma lui ha un temperamento così, ma io sono, ripeto, sono contenta di aver sacrificato l'egoismo di madre, perché lui sarebbe cresciuto sballato, non so, perché io avrei potuto dire no, mio figlio sta con me, e, però qualcuno mi doveva mantenere perché io ero uscita da casa così, e sarebbe cresciuto con delle tate, delle cose, io che lavoro sapevo fare, la pittrice, e l'attrice me l'hanno sempre chiesta, proviamo a farla bene, quello che potevo, quindi sarebbe cresciuto sballato, quindi lui questo forse non l'ha capito. Tuo figlio ha conosciuto praticamente suo nonno da adulto, sì. Quando tuo padre stava male, lui è andato in ospedale, sì. E si è informato presso i suoi colleghi medici di come stava suo nonno e si è presentato a tuo padre. Sì. Tuo padre lo ha guardato col camice bianco, sì. E tuo padre ha guardato questo nipote per la prima volta, non lo conosceva, sì. Non l'aveva mai visto, non sapeva di avere un nipote medico, se ne è reso conto gli ultimi giorni della sua vita, sì. Quando lo ha visto come un medico. Sì, e gli era appena laureato e gli ha detto Luca tu sarai un grande medico perché dai sicurezza al paziente, hai un senso di... Dai sicurezza al paziente, di protezione, il paziente crede in te, avrai un grande successo, infatti è molto contento. Infatti nel 2002 tuo padre sta male, sì. E muore. Tu sei stata vicino a lui? Sì, purtroppo tutti siamo stati vicino a lui, ogni ora. E pensa che lui stava in ospedale e diceva le poesie a memoria, lui era un uomo eccezionale perché fino all'ultimo diciamo la poesia gli era vicino come al posto di una medicina proprio. Cioè lui recitava. Sì, a memoria. Lui... E quando stava male, tu stavi con lui, vi siete parlati? No. Beh, non... Perché stava non? Troppo male per parlare. Però era una cosa bellissima potergli invocare il pranzo, portargli le cose che gli piacevano, il salmone. Insomma, era molto bello poterlo così... Curare, dargli qualcosa, era da proteggere quasi, no? Sì. Senti, tu hai scritto delle cose in quei giorni, posso leggere un tuo pensiero che hai scritto una notte che sei rimasta con tuo padre? Sì, quella l'ho scritta, pensa, il giorno prima che lui mancasse, l'ultima notte, perché ci davamo i turni anche con l'infermiere, però noi di notte volevo stare vicino a lui. Restavi tu la notte? Questa notte toccava a me. Ed è stata l'ultima notte che lui ha vissuto. E io ho scritto quella notte, stavo lì con lui, gli stringevo la mano, gli ho scritto questa cosa che mi veniva da dentro. Perché insomma. Lui è morto la mattina dopo? Sì. Tu c'eri? No, c'era mamma. Posso leggerlo, quello che hai scritto? Sì. Quella notte? La notte del 2002, quindi sono passati oramai 7 anni. Il tuo respiro mi parla. Il tuo respiro mi dà vita e tu sei sospeso a quel respiro. Il tuo respiro mi dice che sei stanco, che hai lottato e vissuto tanto da sospirare ogni tanto. Il tuo sguardo è severo anche con gli occhi chiusi. Vorrei accarezzarti, ma ho paura di svegliarti, anche se vorrei svegliarti. Avrei tanto voluto passare tutta una notte con te e parlare senza televisione, senza qualcosa intorno a noi di più importante, di te e di me.
avrei sì voluto viverla insieme diversamente questa notte. Eppure c'è. Tu non mi rispondi, ma respiri. Non mi allontani e mi basta così. Se piango non mi vedi, posso farlo. Forse ti voglio bene più di quello che mi hai voluto. Non importa. Peccato che non lo saprai mai, perché dormi. Finalmente ti riposi. Fai dormire anche la mamma qui, vicino a te. Un sussulto. Giri la testa e mi fai gelare e battere il cuore. Una notte per te, una notte con te, una notte tutta per me, ma io non volevo una notte così. È insolito, sei immobile, ma il tuo respiro così profondo fa vibrare tutto il letto. Prendo la tua mano, è calda, ma dorme. L'avvicino al mio viso e arrivano i ricordi lontani. Quanti schiaffi mi hai dato, papà? E adesso forse ne vorrei uno ancora per sentire che ci sei. Questa notte è un miracolo. Il tuo respiro è solenne. Chissà cosa sogni, dove sei. Io sono qui vicino a te, in questa notte per te. Non senti le mie lacrime, ma non le hai mai sentite. Forse è giusto così. Questa notte è lunga, meravigliosa e terribile. Una notte unica per te e per me. Caro papà, quanti sogni non realizzati, i tuoi, i miei, per colpa del mondo che li frantuma anche prima di farli volare. Mi lasci un mondo proprio brutto, anche se io cercherò sempre il bello che non c'è, che non si vede, ma che esiste. Come questa notte con te, piena di vita perché sta per finire. È quasi l'alba. Il sole rinascerà. Ciao papà. Grazie di questa notte sola con te.